Buongiorno a tutti. L'argomento di oggi è il liver mix, ovvero una miscela a base di farine di fegato. Il liver mix rappresenta un anello di congiunzione fra le miscele molto nutrienti, quindi dedicate anche alle pasturazioni prolungate, e le miscele fortemente attrattive. Perché le farine prodotte da questo ingrediente, come abbiamo visto nella pillola dedicata al fegato, hanno delle componenti sia gustative che nutritive molto importanti. Io ho pescato tantissimo con liver mix, è un mix che preferisco rispetto ai fish meal, i fish meal mix e i beer fish mix, quando mi trovo a pescare in acque molto frequentate. Questo perché so che la maggior parte dei pescatori utilizza farine di pesce e di conseguenza, siccome io voglio comunque creare un'esca diversa dagli altri, cerco di evitare questo tipo di ingredienti che sono facilmente riconoscibili per il pesce. Quando un ingrediente è facilmente riconoscibile per il pesce, possono esserci dei vantaggi e degli svantaggi. Se voglio svolgere l'azione da protagonista, quindi preparare il posto, ricercare il posto, pasturare il posto, cercare il target fish, il fatto di avere esche simili agli altri competitori non è un vantaggio. Rischio di andare a far interagire la mia azione specifica con quella degli altri, nel bene e nel male. Prendiamo tutti quanti gli stessi pesci, ma dividiamo anche la gloria. Se invece non preparo il posto, sono un itinerante che si sposta dove può e come può, ecco che avere un'esca simile in termini di gusto a quelle utilizzate da chi normalmente frequenta il posto mi dà alcune possibilità in più di catturare velocemente qualche pesce. Quindi, siccome io tendo a pescare preparando il posto, considero il liver mix un'alternativa vincente sui fish mix, perché a parità di nutrienti, quindi con due boilers sostanzialmente simili in termini di nutrienti, mi gioco la carta della maggior attrattività di questo ingrediente. Impostare una miscela sul fegato è molto semplice, basta caratterizzare un 50-50 e utilizzando dai 150 ai 200 grammi di farina di fegato o di un mix di farine di fegato posso creare un chilo di liver mix molto rapido a entrare in pesca e ideale anche per delle pasturazioni continuative. 800 grammi di 50-50, 200 grammi di farina di fegato e abbiamo già impostato un basic liver mix. Personalmente gradisco l'interazione con altri tipi di nutrienti e un'interazione che ho molto utilizzato e poco pubblicizzato è quella fra la farina di fegato e il lievito zootecnico. Parlavamo della pillola dedicata ai lieviti, questa forma di lievito che in genere è venduta associata alle trebbie della birra come mangime semplice. Si tratta di lieviti morti che hanno delle caratteristiche di gusto e complementari in termini di composizione soprattutto aminoacidica all'ingrediente fegato. Ecco quindi che una miscela che ho utilizzato molto per pescate con pasturazione di 15-20 giorni preventiva, quindi non lunghissime pasturazioni, quindi non le poste mantenute attive per molti mesi, ma quelle pescate che potevo fare in determinati periodi dell'anno, quindi preparando per 2-3 settimane il posto e poi pescando quante più notti possibili, non consecutive ma settimanali.
Ecco che quindi una miscela che mi sembra consigliare per questo tipo di pescate può essere formulata sempre partendo dal 50-50 come base per semplificare il tutto. Utilizzeremo in questo caso 700 g di mix 50-50, 200 g di lievito inattivo, parlo dell'ingrediente da costo medio di circa 2 euro al chilo, non quello purificato, eccetera, che costa come un fish mix, e 100 g di ottima farina di fegato di pollo. A completare la boilie, sfruttando la classica metodologia Crazy del miscelare liquid food alle farine prima di aggiungere l'uovo, ovviamente utilizzeremo fegato liquido, 50-60 ml per chilo di farina, in modo da spingere bene questa caratteristica. Io in genere utilizzavo anche un 50-60 ml di Marmite, che è la crema spalmabile a base di lieviti. Aroma decisamente Scopex, 5-7 ml a seconda della tipologia di acqua, e dolcificante intenso. Una gran boilie all around per creare questo tipo di pescata, ma anche da portarsi in giro per il mondo per quelle pescate che durano parecchi giorni consecutivi.